Ciao Renato, allora siamo venuti. Io e Lanna siamo presentati qua, mattina presto, il sole è già bello, molto caldo. Una bellissima giornata. Allora, mi hanno detto, mi avete telefonato, te e tuo figlio, che oggi mi presenterai una ricetta molto speciale. Sì, perché praticamente era già un po' che era nell'aria che dovevano farli. E sì, poi ci sono state questa nuova giunta, insieme con un pasticcere di Varese, pasta fresca, hanno fatto i mandilli di Varese, che sono una specialità. Che io ti ho già prima anticipato, fuori dal tuo locale, ti ho anticipato che prenderanno, a fine giugno 2016, prenderanno il certificato DOC. Deco, ecco. La prima l'ho detta sbagliata, la seconda l'ho detta giusta. Va bene, ti capiamo, L'unica... Cosa sono? Spiega un attimo ai nostri telespettatori. Praticamente è una pasta fatta con... grano normale, non ci sono uova, però c'è un po' di farro dentro, essendoci il farro, quindi tiene, è bella morbida, buonissima, cuoce in 4 minuti. Ci sarà anche un altro tipo di farina? Beh, sai, non si sa, bisogna chiamare l'esperto. Allora, sono i tuoi personalizzati. L'esperto lo andremo a trovare. Non te lo va a dire tutta la ricetta perché gli accoppiano. Ovvio. L'esperto lo andremo ovviamente a trovare prossimamente per far vedere come verranno assemblati in fabbrica, questi cosi qua, che non è una fabbrica, è una bella ditta Fiorini, che colgo l'occasione di salutarlo. Una cosa bellissima, invece, che praticamente potrebbe diventare un souvenir. Quando arrivi a un cliente, gli dai, fare delle scatoline o dei sacchettini di 250 grammi, arriva un cliente che dice, le regalo mandile di Varese, quindi potrebbe essere anche una forma di pubblicità di Varese. Certo, perché... E anche che uno arriva da te, ti ho portato qui, lo stesso che viene a Varese ricopre per portare magari a un amico, un parente, ti ho portato una cosa di Varese. Invece portare un portachiavi, sono stato a Varese, no? Guarda questo, almeno unisci l'utile e divertevole. O magari lo perdi, almeno glielo mangi. Ci li mangi e te li gusti. E senti la nostra fragranza. Allora, adesso facciamo una fare, adesso venite in cucina, tranquilli, sereni, cominciamo a fare due o tre piatti. Ok. Roba semplice, che la devono sapere fare tutti, che si fa in 5 minuti, che non ci vuole delle ore, perché se vogliamo fare della cucina difficile lo facciamo, ma non è il caso. Io penso che sia da farlo piuttosto semplice, da poterlo gustare e farlo dei piatti un po' particolari. A tavola con Tele Varazze è un programma che dall'A alla Z, tutti i cuochi che sono intervistati, è difficile non riuscire a riproporre i loro piatti. Semplici? Sì. E a volte anche te li fai abbastanza complessi. Se ci mettiamo complessi a farli complessi, allora è un'altra cucina. Deve essere a portata di mano di tutti. Tutti devono imparare a fare questo. Che dire, io sono mezzo curioso. Allora, adesso vi lascio il beneficio dell'inventario. Seguiteci in cucina e vedrete il nostro MasterChef cosa tirerà fuori da pratelle, fuochi e le sue mani che sono d'oro. Andiamo a provare? Andiamo, Renato. Vieni, Anna. Per i nostri mandilli e i calamari, ecco qua Renato. Mettiamo due ciuffi. Che li sta pulendo, ha preso per adesso due ciuffi e poi questa qua alla testa, una capocchia di calamaro, già ovviamente si l'ha già pulita. Se ne facciamo uno più piccolo, poche parole ci vogliono, due teste, cioè due calamari completi, dai. Ma viene una bella porzione, Sì, una porzione per due persone? Sì. Anche se noi mettiamo uno per uno, Perché l'hai tagliato in modo diverso? Perché mi piace vedere qualche d'uno rotondo. Ecco qua, questi sono i nostri calamari che sono stati ovviamente prima puliti e adesso tagliati. Una bella padella. Ci sono le teste, due teste e due tentacoli, poche parole, due calamari interi. Ecco qua la padella antiaderente, facciamo un fondo di olio, che olio è? Olio d'oliva extravergine. Questo non è etichetta, questo qua, perché e questo è ancora del mio, quest'anno sono riuscito a fare un po' di olio. Ma olio Renato, olio di mendatica? No, di versalico. Ah, non casalico, versalico, vero? Scusate, Vessalico c'è l'aglio. Adesso cosa prepari? Il paese di Maforne, sai dov'è Maforne? No? Cosa hai adagiato sul tagliere che adesso ci apprendo a tagliare? Un po' di prezzemolo.
naturalmente è già stato lavato. Ovviamente prezzemolo fresco, ricordiamo. Quanto ne hai preso? Due o tre ciuffi? Due ciuffi, sono due gambe, bueno, due o tre gambe di fine. Tagliamo anche un po' di gambo. Sì. Basta. Così... un battuto. Un battuto così proprio alla buona, no? Andiamo ad aggiungere un po' di aglio. Questo ci vuole aglio, eh? Questo è un piatto che deve morire nell'aglio. Ho visto che hai messo un bel cucchiaio abbondante dalla cucina. Mi dicevi che è un aglio un po' speciale. Questo è l'aglio di Vessalico, eh? Vessalico è un aglio speciale perché? Perché prima di tutto è leggerissimo. Un aglio che non ritorna. Ha un profumo intenso e non ritorna, è molto digeribile. È un po' come la cipolla di Tolpea, no? Che mi dicevi che questo aglio qua, quando fai la preparazione, non stai a togliere l'anima perché non c'è bisogno. Questa stagione, poi questa stagione, questo è già aglio nuovo, eh? Perché il giorno che bisogna andarci, perché il giorno del 2 di luglio fanno la fiera, no? E allora ci sono è simpatico perché ci sono quelli che urlano, no? Dicono all'aglio grosso, all'aglio grosso, e poi c'è l'altro che dice l'ho grosso anch'io ma con un grido. Sotto la nostra padella antiaderente un fuoco abbastanza vivo, come potete vedere. Il caro Renato ha tanto, io mi preparo i pomodorini, Qua stai tagliando dei pomodorini. Sono pomodorini che poi andiamo a mettere, però li mettiamo quasi a crudo, Cosa sono? Ciliegini? Ciliegini, questo è. Più o meno quanti ne fai? 5-6? 5-6 non deve essere. L'importante è tagliarli grossolanamente. Sì, in 4, in 2. In 4, in 2, come volete voi. Senti adesso proprio il profumo, proprio buono. Adesso è il momento giusto per battere ancora. Eccolo qua. Hai iniziato a friggere l'olio. Sì, non deve troppo soffriggere. Sì. Adesso iniziano a restringersi. Sì, adesso daranno magari anche un po' di acqua. L'importante è lasciare sempre onde, evitare che si attacchino, sì, no? Esatto, ma questi sono padelle che non... è difficile. Sì. Adesso mettiamo un po' di sale. Mettiamo una grattata di pepe. E per quanto tempo li fai cuocere? Quello praticamente 2-3 minuti l'uno, 2-3 minuti l'altro. Ho visto che hai preso un po' d'acqua, acqua normale dal rubinetto. Di mettere vino. Sì. Metto l'acqua. E come mai metti l'acqua al posto del vino? Perché il calamaro è dolce. Sì. Io voglio fare, metto i pomodorini che sono dolci e voglio farlo dolce. Non voglio aggiungere acidità, no? Allora fai andare per qualche minuto. Sì, perché più cuoce più diventa duro, no? Tu hai preparato i pomodorini, quando è che li vai a inserire all'interno appena, del composto? Appena si è asciugata quest'acqua, sì? Mettiamo i pomodorini e buttiamo la pasta e siamo pronti. Come fai a sapere, scusa la domanda se sono ripetitivo, ma voglio che i nostri telespettatori capiscano molto bene. Com'è che fai a capire quando il nostro composto all'interno della padella sarà cotto? Ma prima di tutto lo senti con il punto della forchetta, eccolo qua. Sì. E poi praticamente quando cambia colore, vedrai. Vedi che adesso è ancora bianco, bianco, bianco. Sì. Per un attimo cambio colore. Andiamo ad aggiungere i pomodorini e li facciamo andare per Perfetto. Okay. Mettiamo giù i neanche un minuto e è spento. Sì. Una bella pentola con l'acqua bella bollente e salata al punto giusto, sì, come per fare gli spaghetti, qualche semplice pasta.
Basta amico Renato. Basta, Hai immerso. Ancora uno di regalo, va. Benissimo. E no, si mandi le vasi. Che cuoceranno per quanto, Renato? 4 minuti. 4 minuti, perché ricorda tutti che è una pasta di grano duro, una pasta abbastanza dura, corposa. Però all'interno c'è il farro, quindi il farro la rende morbida. Ah. Nostri mandilli hanno finito di cuocere, 4-5 minuti sono stati immersi nell'acqua bollente. Eccoli qua. Adesso li mettiamo nell'altra pentola, nell'altra padella, per fare l'ultimo passaggio, no? Ma mia, che belli, ma che belli che sono! Bello a posto. Questo è attaccato. Via, via. Pronto, Renato? Prontissimo. Prontissimi. E vai. Cosa facciamo? Andiamo a impiattare? Sì, sì, andiamo a impiattare. Abbiamo cambiato banco da lavoro e ci accingiamo a impiattare i nostri mandili da vasi con i calamari. Che spettacolo! E come sono buoni! Per finire fai una bella cascatina di prezzemolo fresco. Abbiamo ancora una grattata di pepe. Una grattatina di pepe esclusivamente nero. E qui invece ci sta bene un po' di elisir. Ci sta bene questo elisir qua. E sarebbe? Un elisir di papero. Che dire, Renato? Buon appetito, cosa volevo dirti io? Adesso vieni di qua. Beppe, che questi sono per te, prendi la forchetta e comincia a mangiare. Questo ragazzi, bel ragù di coniglio, guarda. L'avevo promesso, sì, roba semplice, sì, veloce, fatta in 2 minuti e alla portata di tutti. Perché? Possiamo farlo chiunque. Perché? Perché un gran perché? Perché il nostro grande Renato no, è talmente un grande cuoco, oltre che un grand'uomo, che non tiene niente di nascosto. Gli fa vedere proprio tutte le ricette, come si fanno? Cioè, se un libro aperto, 10 cucchiai di platino, guarda che il cucchiaio d'argento. Questo farlo con dei funghi così saltati, che sarebbe loro. Potremmo riproporre un'altra ricetta con i funghi saltati. La prossima facciamo qui i funghi, dai. Ma boh, niente, che possiamo dire? Associamo un vino? Io direi a tutti buon appetito, prenditi la forchetta, questi così col coniglio, un bel boccetto. Un bel dolcetto, Dio vada, un dolcetto di benissimo. Un bel vino rosso, troppo corposo. Altrimenti, guarda, bando le cose, prendiamo i nostri, ti mettiamo un ormeasco e va bene così. Giochiamo in casa, sì, sì, e mettiamoci un ormeasco e ti ricopriamo tutti i vini che ci danno. Col coniglio all'ormeasco. Okay. Buon appetito, ragazzi, e grazie di essere sempre con noi. Alla prossima. Buona giornata.